Mi trovo alla Fiera del Mediterraneo, quella è la vecchia palazzina dove c'era il centro direzionale. Mi hanno dato all'ingresso questa nota informativa sul SARS-CoV-2, questo test rapido, le caratteristiche del test, del patogeno, come viene eseguito. Quindi andrò a fare un tampone rinofaringeo, e poi ci sono i tre tipi di risultati. Siamo in coda, qui ci sono altre vetture e aspettiamo. L'avvio è previsto per le 9, in questo momento sono le 8:57. Per fortuna c'è una bella giornata. Per la professione che svolgo è fondamentale monitorare anche la mia situazione, perché in qualche modo, venendo a contatto con tante persone e tante realtà, occorre sempre avere la massima attenzione. Ovviamente utilizzo una mascherina FFP2 per preservare me, ma anche gli altri. Poi, come strumento di lavoro, come vedete da questa foto che inserisco, teniamo un'asta. Un'asta che consente di mantenere una giusta distanza con il nostro interlocutore, quindi distanziamento sociale, mascherina e ovviamente camminiamo muniti sempre di questo gel igienizzante, non potendo, essendo in giro, lavare le mani. Quindi la massima accortezza, queste tre misure. Devo dire che al di là del tampone, della sua importanza, ancora più importante è rispettare queste tre regole, sono soltanto tre: distanziamento sociale, mascherina e igiene personale, la pulizia delle proprie mani. Vedete, in questo momento si è messa in moto la fila e ci avviciniamo ai gazebo. Ecco, siamo all'interno della fiera. Qui ci sono c'è una doppia fila di auto. Ci si muove molto lentamente, ma ci si muove, si avanza. A poco, la velocità delle file essenzialmente dipende da quante persone ci sono all'interno dell'auto che devono fare il test. C'è chi è solo, chi con i propri familiari. La persona che vedete invita tutti a mantenere alzata la mascherina. La situazione è monitorata anche dalla polizia municipale che si trova sia all'interno che all'esterno della fiera. Una riflessione più di colore, ovviamente per passare il tempo, già sono le 9 e un quarto, quindi da un quarto d'ora siamo fermi. Ci sono due file, come vi ho fatto vedere, e per la, non so se c'è una legge di Murphy che lo dice, avevo la possibilità di scegliere una delle due file. Quale ho scelto? Quella più lenta. E allora ho firmato questo foglio, qui il mio nome e cognome. Dichiaro di aver ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame di screening, richiesto di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento, prima però dell'esecuzione dell'esame. Ho ricevuto dall'incaricato il test sierologico, esaurienti spiegazioni in merito al fatto che il medesimo ha importanti valori ai fini della ricerca e della valutazione epidemiologica della circolazione del virale e di aver letto e compreso l'informativa e quindi acconsento. Adesso l'attesa si fa più dura, siamo sotto il sole. Da quella parte invece noto che hanno sistemato i bagni chimici. Aggiornamento, sono le 9:36, ci muoviamo, sì, ma molto molto lentamente, la coda alle nostre spalle ovviamente va crescendo. Siamo sotto il sole, fa caldo. Sono adesso le 10:10, come vedete la folla di auto arriva fino lì sotto, noi siamo giunti all'altezza del padiglione 20, essenzialmente siamo a metà strada rispetto al lungo viale, la fila accanto alla mia sempre procede speditamente, come sentite si accendono i motori, la nostra è un po' più ferma. 26 gradi, sono le 10 e 26. Lì intravediamo il camper dell'ASP
poco più in là la zona in cui appunto vengono effettuati i tamponi. Siamo in attesa, manca davvero poco, ormai avanziamo lentamente, ci avviciniamo. Cosa dovrebbe accadere adesso? Prima consegniamo il foglio che abbiamo compilato, poi il tampone alla narice, dopo veniamo invitati ad andare nell'area parcheggio. Ci dovrebbe essere consegnato un fogliettino, dovrebbe essere consegnato a ciascuno un numeretto e poi questo numeretto viene chiamato lì. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una positività, si viene accompagnati in un'altra zona dove viene effettuato un tampone molecolare e si deve tornare a casa, mettersi in isolamento e seguire le istruzioni poi dell'ASP, perché da quel momento in poi si è in mano all'ASP per tutto. Si deve aspettare che venga comunicato l'esito, anche perché l'esito può essere negativo del molecolare. Devo dire che l'attesa di questi ultimi metri è ancora più sfiancante di quella che abbiamo fatto lungo la parte principale. Buongiorno. Perfetto. Ciao, l'ho accolato e abbiamo finito. Un attimo di pazienza. Si rilassi che è meglio. Abbiamo finito. Okay. Ritira con l'83. Sì, grazie. Allora, come vi dicevo, ci è stato dato un numero, l'83, in questo caso. Aspettiamo adesso che ci venga, che si venga chiamati per la consegna del referto. Questo è stato il secondo tampone rapido che ho fatto e devo dire che è tosto questo, Chi ha fatto adesso il tampone? Devi andare in fondo al parcheggio. Non è stato possibile filmare il momento della consegna del referto perché si è creato insomma un po' di confusione, poi quando c'è qualcuno che viene rilevato come positivo a seconda dell'età, soprattutto i più piccolini, c'è un pochino di confusione, di paura, quindi abbiamo evitato queste riprese. Ci è stato consegnato qui il referto, ovviamente c'è stato detto potevamo mandare via perché è negativo, quindi non c'era bisogno di effettuare il tampone rinofaringeo per test molecolare, proprio sempre per la ricerca dell'RNA virale. Si conclude insomma questa mattina, è iniziata alle 8:20, c'è parecchio da aspettare, però è qualcosa di importante. Ma ancora più importante del tampone, credetemi, sono le tre regole fondamentali: mascherina, distanziamento sociale e pulizia delle proprie mani. Su queste cose dobbiamo stare molto attenti, perché con questo ci riusciamo a preservare. Se il video vi è piaciuto, lasciate il vostro like alla pagina e ancora di più iscrivetevi al canale.